Sì, da bambina ero stata molto devota a Sant'Antonio. Nato a Lisbona e in Portogallo, Antonio divenne in seguito un frate francescano. Era molto stimato per le sue interessanti omelie, in cui utilizzava parole semplici per trasmettere verità più profonde, non diverse dai messaggi della Madonna. Una volta disse: "Davanti a Dio siamo quelli che siamo, nient'altro." E come gran parte dei santi era molto devoto alla Beata Vergine Maria. "Maria offre rifugio e forza al peccatore", scrisse. Antonio divenne famoso come il santo che aiuta a ritrovare le persone e le cose smarrite dopo che qualcuno gli aveva rubato un libro di salmi a Bologna. All'epoca i libri erano piuttosto rari e preziosi e lui aveva scritto tra le pagine del suo libro appunti e omelie. Pregò perché potesse ritrovarlo e le sue preghiere furono ascoltate. Il ladro, pieno di rimorso, glielo restituì. Vista la situazione disperata di mio padre e mio fratello, mi inginocchiai e chiesi a Sant'Antonio di intercedere. "Facciamo un patto", pregai. "Tu aiutali a uscire sani e salvi. Se si salveranno, pregherò il tuo rosario ogni giorno per il resto della mia vita e digiunerò ogni martedì in tuo onore." Poi aggiunsi: "Ma se non si salveranno, lascia perdere." Non mi ero resa conto di quanto la coroncina di Sant'Antonio fosse adatta per la situazione di mio padre e mio fratello, finché quella notte non la pregai. La coroncina è simile a un rosario comprendente 13 gruppi di tre semi. Su ciascuno dei tre semi si prega e si medita su un'intenzione specifica relativa a Sant'Antonio. "Sant'Antonio, tu che hai risuscitato i morti, prega per quei cristiani che ora sono in agonia e per i nostri cari defunti. Sant'Antonio, liberatore degli schiavi, liberaci dalla schiavitù del male. Sant'Antonio, protetto da Maria, allontana i pericoli che ci minacciano il corpo e l'anima." Giorni dopo, il fratello minore di Marco, Stefan, ci chiamò. In quel periodo si preparava ad unirsi ad altri croati per difendere i paesi della regione. Prima della guerra, l'esercito jugoslavo aveva confiscato tutte le armi presenti nella zona, per cui i ragazzi andavano al fronte armati solo di fucili da caccia e qualche proiettile. Ma con il rosario attorno al collo. "So che questo potrebbe sembrare strano", mi disse Stefan, e poi rise. "Beh, forse non lo sarà per te. Un signore austriaco di recente è venuto in città dicendo di aver sognato l'arcangelo Gabriele, che gli diceva di portare un autobus pieno di persone fuori da Sarajevo." Sembrava davvero strano, ma chi ero io per giudicare la visione avuta da un altro? Forse il viaggio in autobus sarebbe stato una risposta alle mie preghiere. D'altra parte, sapevo che per uscire dalla città si dovevano passare i pericolosi posti di blocco dei serbi. E come avrei potuto dire a papà di prendere un autobus con un forestiero che sosteneva di aver preso ordine da un angelo? Telefonai a casa. La reazione iniziale di papà fu come avevo previsto. "Miriana, vorrebbe dire suicidarsi. Là fuori stanno ammazzando tutti." Ma mio fratello non era d'accordo. "Io vado", disse. "Non ce la faccio più a rimanere qui, ho fame." Papà non poteva lasciarlo andare da solo. "Se vai, vado anch'io." Stefan fece in modo di farsi trovare dal signore austriaco e nel giugno 1992, nel periodo della festa di Sant'Antonio, Miro e papà salirono nervosi sull'autobus con altre 5 persone di Sarajevo. Mentre l'autobus si muoveva attraverso le strade deserte e devastate da quella che un tempo era la nostra bella città, papà scrutò attraverso il finestrino e pianse. Gli edifici erano tutti danneggiati. Le strade erano cosparse di macerie e schegge di vetro.
i marciapiedi pieni di macchie di sangue. «Cosa hanno fatto?» esclamò. Raggiunta l'estrema periferia, un soldato dell'esercito serbo costrinse l'autobus a fermarsi ad un posto di controllo. Salirono a bordo soldati brizzolati dalla barba incolta e con armi automatiche, osservando ciascun passeggero con sospetto e freddezza. Miro, tutto tremante, udì uno sgocciolio. Gli altri passeggeri erano così terrorizzati che alcuni di loro se l'erano fatta sotto. Miro chiuse gli occhi e pregò con tutto il cuore: «Facci vivere, liberaci dal male». Quando riaprì gli occhi, i soldati stavano scendendo dal mezzo. Alcuni istanti dopo lo lasciarono andare. Una volta fuori Sarajevo, l'autobus si fermò in un paese dove alcune suore accolsero tutti con il sorriso, offrendo cibo e bevande. Nessuno dei passeggeri mangiò nulla, ma preferirono prendere un bicchiere e brindare alla bontà di Dio. Facevano fatica a credere di essere riusciti ad uscire da Sarajevo sani e salvi. Quando papà e Miro arrivarono a Međugorje, mamma si fece coraggio e partì dall'Italia per riunirsi a loro il prima possibile. «Sono troppo magri», disse mamma, certa che qualche piatto fatto in casa li avrebbe rimessi in sesto. Ma anche la sua cucina non poté cancellare i loro ricordi traumatici della vita vissuta in costante pericolo. Una notte a Međugorje vi fu un violento temporale mentre papà e Miro dormivano. Svegliati dal fragore dei tuoni, si diressero di corsa nel seminterrato per rifugiarsi, pensando di essere ancora a Sarajevo. Intanto, sull'altra sponda dell'Adriatico, io pregavo ogni sera la coroncina di Sant'Antonio.